Benvenuti a School of Swimming, siamo su Endu Channel, io sono Luca Sacchi. Oggi entriamo ancora di più nello specifico, andiamo a vedere quello che è il motore, la cavalleria dello stile libero, la bracciata fondamentale per essere più propulsivi, per essere più efficienti. È proprio la parte più importante di quello che noi abbiamo all'interno del settore stile libero. Non spendiamo però altre parole, andiamo dentro a vedere quello che comporta fare una buona bracciata. La mano guida ovviamente tutta quella che è la nostra bracciata in fase di presa e di spinta finale. E poi invece nel recupero non è più la protagonista, passa in secondo piano. Molte persone impazziscono alla ricerca di questa fantomatica S. Beh, la S della bracciata è un po' come il punto G. Volkswagen. Per parlare della bracciata, parliamo subito di un particolare che poi rimane lì appeso e talvolta ci si dimentica: la mano. Come si gestisce la mano? La mano deve rimanere sostanzialmente in linea con l'avambraccio e deve rimanere morbida. Noi non dobbiamo chiuderla, pressarla, non dobbiamo spalancarla, dobbiamo tenerla sostanzialmente morbida. Anche se oramai dagli studi si è evinto che non ci sia una grande differenza nella propulsione tenendo le dita chiuse piuttosto che tenendo le dita leggermente aperte. La mano guida ovviamente tutta quella che è la nostra bracciata in fase di presa e di spinta finale. E poi invece nel recupero non è più la protagonista, passa in secondo piano perché deve seguire il movimento della spalla, del gomito per poi riportarsi in fase di presa in alto a comandare il gioco. La bracciata deve avere un ritmo che è tutto suo e che è individuale di una persona piuttosto che un'altra, ma può essere controllata, anzi deve essere controllata a seconda del tipo di sforzo che vado a fare. La bracciata cambia, o almeno io posso cambiare la mia bracciata se faccio velocità o se faccio mezzo fondo. Nel primo caso deve essere ampia, una bracciata gigantesca che parte da in alto e arriva ovviamente a fine della spinta finale. Non sacrifico niente e aggiungo ovviamente un buon ritmo, una buona propulsione anche dietro di quello che le gambe a sostegno. Se faccio invece mezzo fondo, allora in quel modo devo economizzare il gesto e posso permettermi di tagliare dei piccoli particolari in funzione di quello che è una ripetuta che diventa continua nel tempo e teoricamente sfibrante se vado a cercare i particolari di presa in alto e di spinta finale massimo. La traiettoria della bracciata o quale complicazione? Ovviamente è la cosa più importante, però molte persone impazziscono alla ricerca di questa fantomatica S. Beh, la S della bracciata è un po' come il punto G. Ragazzi, ragazze, non impazzite a cercare il punto G, non insistite a cercare la S sott'acqua perché viene in maniera naturale. L'importante è che la mano non si sposti troppo dalla linea del corpo dove è, non passi la centralità e non vada a sbordare lateralmente in maniera eccessiva. E lì la S si disegna da sola. Lo faccio prima, movimento. Ok, com'è la bracciata? La mano entra nell'acqua con la punta delle dita, ovviamente, non devo sbattere con l'avambraccio, non devo spingere con il palmo della mano. Entro e vado a prendere l'acqua. La fase centrale è quella più importante, è quella dove ho la massima presa sott'acqua e la massima efficacia della bracciata. E poi ho la spinta conclusiva, che è la più delicata, che spesso si tende a non fare ed è importantissima ed ha un grande quid in più come spinta alla bracciata stessa. Devo stare attento a spingere un po' con il pollice verso l'interno per mantenere la mano in
fase propulsiva. Nel recupero, che deve avvenire sempre nel massimo relax possibile, poi in realtà i muscoli mordono, ma questo è normale, è la spalla che si solleva, a cui fa seguito il gomito e poi alla fine la mano che passa in avanti. Più morbido riesco a rimanere nel recupero, più efficace poi e più forza mi rimane per la fase di passata sott'acqua. Come lavoro sulla bracciata? Beh, lavoro come ampiezza, posso fare un po' di esercizi, lavoro come intensità, come frequenza, posso utilizzare invece anche degli attrezzi. Diciamo che il principe degli attrezzi sulla bracciata per fare anche un po' di forza è il pull buoy, ovvero quell'oggetto galleggiante che si tiene in mezzo alle cosce, a cui può essere abbinata la paletta se ti senti particolarmente forte, e poi il laccio ai piedi se vuoi soffrire fino in fondo. Per una buona bracciata bisogna sviluppare tanto allenamento, non si può fare così in due parole, non si può fare ovviamente in tre sedute, bisogna esercitarsi tantissimo, stiamoci sotto quindi la bracciata perché è fondamentale. Se avete commenti o domande, qua sotto trovate dove farcele, mi raccomando non lesinate con le curiosità perché saremo molto felici di rispondervi. Prossima puntata, dopo la bracciata, ovviamente andiamo a studiare la gambata. A presto, ciao!